3. Ecco il gruppo degli seguitori: Ghirotto, Conti, Giovanetti, Tonkov, Amstin ed Herrera. Tre italiani, vale a dire Giovanetti, Ghirotto e Conti, e tre stranieri: il russo Tonkov, il colombiano Herrera e lo statunitense Amstin. Accusano Amstin di essersi sempre mantenuto sulla difensiva, di essersi messo in luce solo per azioni che potevano infastidire i nostri. Ma sai, dobbiamo tenere presente che prima di ogni qualsiasi ragionamento logico dobbiamo pensare che i corridori devono ragionare anche con le forze e con le gambe, quindi se è stato in difesa probabilmente non ci avrebbe fatto ad attaccare o a muoversi. Beppe, ti chiedo un voto. Chioccioli. Ma secondo me Chioccioli e Eccolo qua. Meritano comunque un bellissimo voto perché hanno fatto di tutto, ce l'hanno messa tutta per attaccare Indurain. Lelli probabilmente ci aspettavamo qualcosa in più, ma è ancora giovane, ha ancora secondo me bisogno di assestarsi di più, di maturare fisicamente, e comunque l'abbiamo trovato anche in qualche tappa dura, quindi lo salverei. Indurain le diamo 10 lode perché è il dominatore di questo giro. E vediamo anche il gruppetto degli inseguitori: Lucio Herrera, colombiano di questa formazione colombiana che forse sta preparando il tour, perché non si sono visti molti, tranne la vittoria di Herrera, questo scattino che veramente ha portato Herrera all'unico risultato positivo al giro. Ma Herrera, come hai detto tu, ho parlato prima del giro, è un corridore che viene abbastanza demotivato in un certo senso, perché è la sua ultima annata da... dovrebbe esaltarsi proprio perché è l'ultimo anno. Sì, no, ma lui è un po' demoralizzato perché ha avuto problemi. Eccolo qua Herrera. Ha avuto un po' di problemi fisici ultimamente, però ha detto che pur non essendo non in grandi condizioni voleva fare qualche tappa, voleva vincere almeno una tappa, e ci è riuscito. E ringraziamo il regista Tomasetti che ci sta appunto inquadrando il gruppetto degli inseguitori, ai quali continuiamo a dare i voti. Conti, che è il numero 54. Conti, nemmeno l'Ariostea si aspettava potesse andare così forte, e penso che magari guidato meglio, ma ha lasciato giocare le proprie possibilità meglio, avrebbe potuto fare di più, però è una bella sorpresa. Conti, un corridore che merita. Il tuo Tonkov. Ma se mi permetti, Tonkov, dovrei dare un 9, almeno un 9, perché il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Canavò, 10. Beh, lo ringrazio, io volevo essere un po' più modesto, però diamo 10, va bene 10. Questa mattina è veramente un ragazzo che ha un fisico secondo me eccezionale, tonico, bello, proprio il classico fisico di un bel corridore che credeva davvero un bel avvenire. Sì, non volevo esagerare, però mi ha aiutato il direttore e a me sta benissimo che sia un bel 10. Amstin è venuto fuori bene dal Giro di Romandia, probabilmente voleva osare di più, non ci è riuscito probabilmente perché non aveva la forza necessaria. Ghirotto, il Ghirotto di oggi. Beh, Ghirotto, per il suo ruolo e per il tipo di corridore che è, merita sicuramente un 9, perché è un corridore che aiuta Chiappucci, e poi si trova ancora davanti in posizione anche di fare degli ottimi risultati, quindi gli diamo un bel 9. Adorni, un compito più difficile, Vona e Giuppone. Ma Vona ha fatto un grande giro, quindi merita un buon voto, perché anche se oggi non è nel gruppetto dei primi neanche tra gli inseguitori, forse perché ha avuto un cedimento, ha vinto due tappe, è sempre stato là, anche ieri ha tentato l'arrivo su Apila, quindi io credo che un bel 9 abbondante a Vona io glielo darei. Giupponi, fino a direi a metà giro, oltre metà giro, a tre quarti, ha dato l'impressione di essere il Giupponi ritrovato, ha avuto sfortuna perché con una foratura, una caduta, ha perso tra due o tre minuti più del necessario. Poi ieri, una brutta giornata, l'arrivo di Pila, direi si è mangiato tutto quello che aveva. Comunque, certamente l'abbiamo visto diverso, almeno dagli ultimi due anni di cui era abituato a vederlo. Lago Maggiore, tu sei cittadino adottivo di questa zona, parmense di nascita, cittadino adottivo di questa zona. Ma tanti anni fa, devo dirti, proprio tanti anni fa, siamo venuti in vacanza un inverno per riposare, come fanno tutti i corridori in montagna, qui al Mottarone. Eravamo andati allora nel ristorante Locanda di mia moglie, quindi allora così ero io, Bailetti, Mealli, Balmamion e Sartore, e ho conosciuto mia moglie, quindi sono rimasto legato a questi luoghi, anche se io continuo a dire che è molto bello Parma, però devo dare atto che mia moglie ha ragione, è più bello da queste parti.
Ed eccoci con Indurain in testa sullo sfondo, il Lago Maggiore a pochi chilometri da Verbania. C'è una tra le più celebri statue in Italia, San Carlo d'Arona, in Lombardia San Carlo d'Arona. Allora Indurain, poi c'è Chioccioli, siamo a 3 chilometri dalla conclusione. Allora Gianni, ti passo la linea, Gianni. 3 chilometri al traguardo, ma per gli inseguitori, cioè Empstein, Giovannetti, Ghirotto, Conti, Herrera e Tonkov. In testa adesso Giovannetti, tutti in fila indiana, te la linea. 28 secondi quindi tra i quattro al comando, che appunto il nostro regista sta inquadrando. Ripetiamo: Chioccioli, Chiappucci, Lelli e Indurain, i primi tre della classifica generale. Indurain, Chiappucci e Chioccioli, più Lelli che in classifica generale è dodicesimo, poi ancora la leadership che insegue a 28 secondi con Giovannetti, Ghirotto, Conti, Tonkov, Amstin ed Herrera. Eccoli qua gli inseguitori, ve la sentite di azzardare un pronostico? Si chiama fuori Adorni. Ma se dovessero arrivare questi quattro, penso che comunque Chioccioli sia il più fresco. Ed eccoci invece nella scia dei più immediati inseguitori, vediamo Tonko, Herrera, poi ecco Conti, poi ecco Ghirotto, poi Amstin e Giovannetti. I numeri di gara degli inseguitori: il 72 è Giovannetti, il 35 è Ghirotto, il 54 è Conti, il 109 è Tonko, il 121 Amstin, il 141 è Herrera. Quindi Giovannetti guadagna una posizione, si porta in quarta posizione. Amstin ed Herrera guadagnano tutti una posizione, in quanto che Vona è segnalato con un ritardo di un primo e 30 secondi. Ma questa è una bella volata, anche perché non sappiamo cosa farà Indurain. L'arrivo non è un arrivo, è un arrivo strano, non è normale, perché c'è un po' di leggera discesa a 300 metri d'arrivo, un po' di curve, quindi ci vuole un grosso rapporto ed è difficile rimontare, perché la leggera discesa col rapporto si va a una velocità che è difficile rimontare. Certo che se attendono un altro po', se continuano a guardarsi, c'è la possibilità che sui quattro uomini al comando, che ripetiamo sono Chioccioli, Chiappucci, Lelli e Indurain, sopraggiungano Giovannetti, Ghirotto, Conti, Tonkov, Amstin ed Herrera. Ma siamo all'ultimo chilometro, ormai gli inseguitori non hanno più il tempo per recuperare. Un paio di curve, Adorni ha detto un percorso atipico, e Indurain che si mantiene in prima posizione. Poi in seconda c'è il trionfatore del giro dell'anno scorso, in testa c'è Chiappucci e poi Lelli, mentre il gruppetto degli inseguitori è a soli 20 secondi. Siamo ormai in vista del rettilineo conclusivo, una curvetta ai 200 metri. Ecco questa splendida inquadratura dall'alto, ricordiamo siamo a Verbania in Piemonte sul Lago Maggiore. Sulla sponda piemontese c'è poi la parte lombarda e quindi la Svizzera. Chioccioli al centro, progressione di Chioccioli, attaccato da Chiappucci in terza posizione, c'è Lelli ed è Chioccioli che vince su Chiappucci, su Lelli e Indurain. Allora Franco Chioccioli, se mi permettete, avevamo azzeccato il pronostico con Saronni, ecco lo sprint, c'è Ghirotto, anche in questo caso era facile, Ghirotto, Giovannetti, Tonkov, Conti, Amstin e Herrera nell'ordine. Allora è la seconda vittoria stagionale per Chioccioli, che ricordiamo al Giro del Trentino cogliere il suo primo successo. La progressione di Chioccioli con Chiappucci in seconda posizione, Lelli in terza, Indurain che si è subito chiamato fuori. Ecco un altro sprint, c'è Faresin in testa, Ugrumov, Faresin, Giupponi e poi c'è Vona, Ampler e Ivan Gotti.
questo è lo sprint di quest'altro gruppetto, mentre Lamberto Righi sta preparando la classifica di questa tappa, della quale siamo già in grado di dirvi 201 chilometri coperti in 5 ore 52 primi 31 secondi alla media di 34 e 211. Il nostro regista ci sta riproponendo lo sprint. Da sinistra vediamo Lelli, Chiappucci, Chioccioli, mentre ecco che arriva Leali e quindi la volata vincente, come era prevedibile, di Chioccioli, che conquista la seconda vittoria stagionale. Chioccioli, Chiappucci, Lelli, Indurain, Ghirotto a 19 secondi davanti a Tonkov e Giovannetti. Sì? È un'occasione per comprendere come si è svolta la corsa nelle retrovie, che cosa è successo quando sono scappati Chioccioli, Indurain e Chiappucci. Niente, sulla salita tiravo io dietro insieme a Conti, poi quasi proprio la Gran Premio della Montagna ha scattato Lelli, ha preso 50 metri, in discesa stavo per rientrare dentro sopra Lelli, poi ho drizzato una curva, sono andato per terra e ho perso così la ruota di Lelli, ho dovuto rimontare in bicicletta e ho ripreso Anstin e compagnia con cui sono arrivato. Dietro abbiamo tirato sempre io, Anstin, Giacomo. E niente, non ci abbiamo fatta rientrare per poco. Giacomo, sì, eccomi. Siccome non abbiamo molto tempo a disposizione, io ti pregherei di portarti sul podio della premiazione, dove vediamo già festante Chioccioli, il vincitore, che riceve i fiori. Quindi l'intervista a Chioccioli, quando ti vedo spuntare sul podio ti passerò subito la linea, intanto io coinvolgo in questo commento. Ecco qua, vediamo Franco Chioccioli, è la seconda vittoria stagionale. Allora, il direttore della Gazzetta dello Sport, un commento, un giudizio su questa tappa. Beh, io lo do su Chioccioli con la mente e con il cuore, si strameritava questa vittoria. Io credo che tutti siano felici per averlo visto sorridere dopo tanti tentativi, dopo tanta sofferenza, dopo tanta impotenza, diciamolo pure, di scuotere questo monumento di granito che gli stava proprio davanti. Oggi ha fatto una grandissima volata, ha vinto un testa a testa con Chiappucci e con Lelli, che era ritenuto il più veloce del gruppo, ma in quel momento credo che contassero altri fattori più che la velocità pura. Siamo davvero contenti per lui. Grazie. Allora, sempre in attesa di, ecco che Santini è già sul podio, linea Giacomo Santini, e accanto a Santini vediamo anche Marco Torriani, che mi sembra il caso di coinvolgere oggi in un'intervista. Marco Torriani, stai qui perché ti vuole fare una domanda De Zan, ma chiaramente la prima domanda va posta a Franco Chioccioli. Uomo di parola, avevi detto ieri almeno voglio vincere una tappa, chiaramente ho questa o mai più. Ecco, ci sei riuscito, è stato difficile? È stato difficile perché ci avevo degli avversari in volata, anche con Lelli era pericoloso. Sono stato di parola, d'altra parte attaccare Indurain per staccarlo ormai era difficile, cercavo solo di vincere una tappa, ho cercato di portare via due o tre corridori, siamo andati via io, Chiappucci e Indurain, era il terzetto giusto, poi si è aggiunto Lelli è pericolosissimo in volata, logicamente dovevo curare molto loro. Indurain sicuramente non la faceva, difatti non l'ha fatta la volata. Comunque sono contento perché sono riuscito a vincere una tappa e soddisfacente anche il mio giro.